Ragazze, buongiorno. Sono di nuovo i giorni che non ci vediamo. Scusatemi, è un periodo un po' così. Ecco, non sto a farvi l'elenco, ecco, però sono giorni che non filmo, sono giorni che non mi va di filmarmi proprio io in generale. Sono giornate un po', io ve l'ho detto, è un periodo un po' difficile, quindi piano piano facciamo tutto, piano piano torno anche qui e ritroverò la gioia di sempre, ecco, nei vlog, ecco. Passiamo alla nostra giornata che è meglio. Allora, giornata di sistemazione veranda. Abbiamo buttato l'impossibile. L'impossibile, specie cartoni. Avevamo un sacco di scatole di tutti gli elettrodomestici, di tutte le scarpe, di tutte vuote. Quindi la veranda era completamente piena di cose inutili, cioè proprio uno spazio sprecato. E quindi abbiamo portato, cioè Riccardo ha portato direttamente il bidone della carta qui davanti. L'abbiamo aperto e abbiamo iniziato a rompere tutte le scatole, buttare tutto lì dentro. Adesso ha guardato e l'ecocentro è aperto, quindi sta tornando a casa. E io adesso li metto vicino all'uscita, diciamo vicino al cancello, anche gli elettrodomestici che abbiamo deciso di buttare perché sono rotti, perché non funzionano più, che continuavamo a tenere in sta veranda. Non mi chiedete perché, sono quelle cose che uno tiene lì e non sa il motivo, però mi devo sbrigare. Sentite il rumore e c'è il giardiniere che sta facendo i lavori alla casa dei vicini. Mi sbrigo perché mi ha chiesto gentilmente di avvicinare alla porta le cose, altrimenti ci mette una vita. E così va a buttare un po' di roba. Facciamo fuori un po' di cose che non usiamo più, che sono rotte comunque, che non è il caso di tenere. Ale sta giocando in cameretta. Dopo vi faccio vedere anche che ho sostituito il tappeto, che è provvisorio, eh? È provvisorio, però così mi vado a lavare l'altro con la Tineco per tappeti. Altra cosa che un po' mi è dispiaciuta è che questa veranda, essendo dietro il bagno, con tutti i lavori, non vi dico che polverone. La Tineco era tutta ricoperta di polvere, l'aspirapolvere era l'altro aspirapolvere era ricoperto anche quello di polvere. Era tutto disastrato, infatti ho pulito come una pazza, ho pulito anche l'altro aspirapolvere, insomma, e non ho ovviamente neanche finito, però un pezzo alla volta. Oggi abbiamo fatto una grossa grossa fetta, il resto della fetta della torta lo facciamo un altro giorno. Ok, adesso inizio ad avvicinargli le cose. Così le porta all'ecocentro. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel alive. See?
endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive in. Buongiorno ragazze, eccoci qua, continuo questo video, questo vlog, ultimamente va così e quindi appena un attimo di voglia, devo avere voglia proprio di accendere questa santa videocamera, la accendiamo. Ieri abbiamo svuotato tantissimissimo la veranda, sono veramente veramente contenta. Ho dato anche una prima spazzata, un paio di spazzate le ho date, indubbiamente dobbiamo terminare, però l'idea è di comunque abbellire questa veranda perché è veramente molto carina. Vero, si sfrutta poco perché all'interno c'è il passaggio e dal bagno, però merita di essere sistemata. Io mi ricordo quando siamo venuti a vedere questa casa, ragazzi, la veranda era veramente molto carina e poi noi per una serie di motivazioni l'abbiamo utilizzata un po' come magazzino, perché hai tante cose, perché ti sei appena trasferito, scusate, c'è la lavatrice che sta terminando e quindi spero mi sentiate. Però adesso l'abbiamo svuotata, proprio, ci siamo proprio resi conto di avere un sacco di roba che era da buttare, inutile tenerli. Uno dice sempre, ma sì, vediamo, poi magari la facciamo aggiustare, ma alla fine ho anche la fortuna, perché è una fortuna, di con le collaborazioni ricevere ogni tanto l'aspirapolvere, piuttosto che è inutile stare a tenere una cosa che comunque ripararla mi costa magari 100 euro, ormai con 150 euro prendi un aspirapolvere nuovo. Era più un discorso affettivo probabilmente, quindi l'abbiamo portato all'ecocentro, l'ha portato all'ecocentro e tante altre cose. Anche il mambo era rotto, sinceramente non sto a farlo riparare. Se arriverà una nuova collaborazione ben venga, se no ragazze a me piace cucinare, quindi anche senza il robottino va bene lo stesso. Però era rotto, in più punti si è rotto e quindi niente, centrifuga, aspettiamo che finisce. Andiamo di là ragazze, perché tanto, anzi, passo un attimo, ne approfitto così mi fate compagnia, passo la lavatrice in asciugatrice e così anche questa è fatta. Ok. E di solito uso la cesta, ma non avevo voglia. Tanto non ho molte cose, non è una grossa lavatrice, infatti ho già terminato. Spegniamo e facciamo partire lei. Comunque nulla, voilà. Oggi tempo un po' così, nel senso che stamattina c'era un po' di sole, adesso niente, andava e veniva, adesso brutto. Infatti per oggi sono previsti temporali, ma non sarà questo a fermarmi, nel senso che alle 18 voglio andare alla messa della domenica, perché stamattina alle 11 c'erano le comunioni e quindi c'era disponibile solo quella delle 8 e sinceramente anche no, anche perché già ieri ci siamo alzati prestissimo tra una cosa e l'altra, quindi sinceramente sarei comunque dovuta andare con entrambi i bimbi. Già due volte che vado con Alessandra, oggi andrò solo io alle 18, mi prendo un momentino per me. E poi niente, magari la cena me la preparo in anticipo, così è solo proprio da scaldare, così arriverò, perché dura più o meno tre quarti d'ora
e così arrivo, è già tutto pronto, solo da scaldare perché poi appunto Riccardo deve andare a lavoro, così siamo tranquilli. E basta, quindi questo è tutto. I bimbi, come state, avrete sentito, stanno giocando al Nintendo. Adesso non avevamo voglia di pasta, avevamo voglia di gnocchetti e formaggi. Quindi Riccardo è andato a comprare le cosine che servivano perché ragazzi devo di nuovo fare spesa, mi mancano un po' di cose. Avevo solo uova, spinaci, infatti dopo faccio una frittata agli spinaci oppure una frittatina e poi ho del pollo che adesso tiro giù per stasera e stasera faccio gli spinaci e il pollo e quindi niente, non avevamo voglia di pasta, abbiamo optato per i gnocchetti per questa domenica. E basta, non ho grandi cose da raccontarvi, forse anche questo è un po' il motivo del mio stop, un po' così. E, appunto, come vi ho detto ieri, abbiamo fatto questo mega lavoro in veranda e quindi ci siamo un po' dedicati a quello, quindi non ho grandi news da raccontarvi. Manca pochissimo alla fine della scuola, vi devo dire la verità, sono contenta, ho proprio voglia di stare un po' con i miei bambini, non dover fare tutte queste corse su e giù e quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Una di voi, un paio di voi me l'hanno chiesto quando ho fatto le domande su Instagram, ma sei contenta che stanno finendo le scuole? E vi dico la verità, per ora sì, per ora sì. E ovviamente 3 mesi sono tanti. Stiamo valutando di far fare qualche settimana, magari da luglio in poi ad Alessandra, perché come vi dicevo Federico sarà anche con suo papà, quindi sarebbe un po' inutile, già ce l'ho poco, diciamo, quindi no, poi lui comunque è un po' più grande, già avrà tanti compiti, invece lei non avendo compiti si annoia e non è che noi possiamo farle diciamo l'intrattenimento da baby club tutti i giorni, perché comunque io continuo a lavorare, Riccardo continua a lavorare e le cose in casa sono da fare e quindi stavamo pensando visto che tanti compagnetti suoi vanno, quindi si ritroverebbe degli amichetti, stiamo valutando di lei è proprio una bimba che ha bisogno di scaricare. E quindi pensavo magari da metà luglio, ecco, da dopo il compleanno di Fede, specie se il fratello è via, e lei sente tanto la sua mancanza, almeno con questa attività, diciamo, si tiene un po' la testa impegnata e anche fisicamente più stanca e quindi la sera mi crolla, perché ragazze, se Fede non c'è, specie se non è stanca, lei mi tiene lì. È un'agonia perché non mi lascia, non mi molla. E quindi fa piacere la prima mezz'oretta, poi diciamo quando diventa un'ora e mezza, due, e non hai tempo, no? Perché già noi lavoriamo bene o male, io da casa, ok, più da casa perché lavoro anche fuori, però più da casa, perché ricevo richieste online, perché esco, diciamo, se mi chiedono, servizi fotografici o riprese di video. Bene o male, la sera è il nostro momento se Riccardo non lavora e dovendo stare poi 2 ore e mezza con lei si fa una certa, dico boh, andiamo a dormire, non si riesce neanche a vedere un film. E invece se lei è stanca, giustamente si è divertita, che è il mio obiettivo primario, farla divertire d'estate come si diverte durante l'anno a scuola, perché lei è ancora nella fase gioco, quindi non avendo dei compiti da fare, non ha la testa impegnata. Noi possiamo darle qualche esercizio, qualche giochino, ma specie quando non c'è il fratello si rompe le scatole. E quindi così è un'attività per tenerla un po' più impegnata mentalmente e fisicamente, ecco, per farvela breve. E quindi faremo così. Però sono comunque contenta, sicuramente prima di metà luglio non la faremo iniziare, giusto per metà luglio e un po' di agosto, ecco, poi proprio un mesetto, perché pensavo poi da Ferragosto, poi inizio scuola, di ritenermela a casa, di bocciucchiarmela un po', ecco, poi chi se ne frega. Vedremo, tanto si paga a settimane, valuteremo settimana dopo settimana cosa fare, ecco, senza problemi. Basta, questo è tutto. Adesso inizio a mettere su la pentola, così quando arriva devo solo versare i gnocchi giù. Mi preparo già la padella per fare questo sughetto ai formaggi, penso che lo farò con della fontina. Io gli ho chiesto di prendere della fontina, dello stracchino cremoso perché ai bimbi piace molto dolciastro questo sughetto di formaggi che faccio sempre.
E cos'altro? E del parmigiano per dare quel tocco di cremosità. Ecco, io di solito lo faccio così. Ecco, mi sa che è arrivato perché quando era una baia, teoricamente è arrivato. Allora, è entrato dicendomi già che la lista si è un po' modificata. Io, ragazzi, non lo manderei mai a prendere le cose. Allora, vabbè, la Coca Zero gliel'ho chiesta io perché ultimamente faccio fatica a digerire, quindi un goccino quando mi va più questo del brioschi, per intenderci. Scusate se siete un po' storte, ma c'è il... vabbè, c'è il gradino, non fateci caso. Poi dei sacchi della spazzatura, questi li avevo chiesti perché sono terminati. Il sugo da tenere da parte per quando uno è di corsa, anche se sì, ragù con salsiccia preso. Ecco, queste io le odio, ragazze, puzzano, puzzano, e continuo a prendere sta roba. A me non piace, però i bambini piacciono, ma io proprio, ci deve essere un gusto di queste caramelle. Senza coloranti artificiali, però puzzano. Ah no, ma queste sono quelle dell'Haribo. No, io dico che puzzano quelle della Lidl. Queste dell'Haribo sono più buone, infatti forse per quello le ha prese di marca, non so. Una Bex, i famosi gnocchetti. Infatti gli ho detto mandami la foto, perché se non mi sbaglio quelli... Poi magari mi sbaglio, eh. Però mi pare che quelli nella scatola sono più buoni, quelli nel sacchetto terribili. L'ultima volta ce n'è un tipo che non mi sono piaciuti, ho dimenticato di farmi una foto e incorniciarmela in casa per ricordarmi quali non mi piacciono. Questa è una deviazione. Qua c'è un altro ragù, questo è classico, senza salsiccia. Vabbè, questa penso sia per i bimbi perché io queste cose non le sto più mangiando in questo periodo, vi dico la verità. Ragù di salsiccia, ma già da un po' non mangio più Nutella, non mangio più dolci, queste robe qua. Un altro ragù, boh, ha capito che volevo una scorta di ragù. Poi ha preso l'Emmental francese, io ho sempre odiato l'Emmental, me l'ha fatto amare, non lo so, ho cambiato i gusti, crescendo si cambia. Ho sempre odiato quel mezzo gusto amarognolo, adesso mi piace. Quindi lo accolgo volentieri, questo Emmental francese Crescenza. Avevo chiesto quello cremoso, però magari non c'era più. Formaggio a pasta filata, tipo il Galvanino. Adesso mi sistemo tutto. Ha preso anche il Masdam. Vedete che io ho una pronuncia fantastica. Masdam. Ha preso anche un Gouda Holland IGP, mazza che grosso, 4,50 grammi, e buste di parmigiano. Adesso vado subito a fare il sughetto perché è tardissimo. Allora, sto andando a messa, la messa delle 18 praticamente, invece che quella del mattino, perché non mi ricordo se ve l'ho detto o meno, ma oggi avevano avvisato già settimana scorsa che c'era tutte le comunioni dei bambini alle 11, e quindi o andavo alle 8, ma comunque volevo far dormire anche i bambini perché giustamente faccio manovra qua perché sennò Aaron fa impazzire tutti a casa. E quindi essendoci queste celebrazioni alle 11, la messa delle 11 è saltata. E quindi volevo saltare, andare domenica prossima, però non lo so, ragazzi, io sto proprio bene.
questa bella abitudine che ho preso e quindi mi scocciava. Quindi se non potevo perché Riccardo lavorava, c'erano problematiche di diverso genere, è un conto, ma se posso andare mi prendo un momento per me che mi fa solo bene. Bisogna sempre prendersi spazi anche personali, è molto importante questo, e quindi quale occasione migliore? Ecco, quale occasione migliore. Adesso un po' di musica e niente, noi ci vediamo poi dopo. Messa finita, ogni volta che finisce io mi sento, scusate c'è gente, non voglio neanche riprendere le persone, giustamente, mi sento sempre meglio, cioè sempre migliore io, e quindi poi non lo so, sono bravissimi, cioè io mi trovo molto bene qua, ogni volta riescono a, non lo so, mi arriva sempre un messaggio mirato senza volerlo, cioè oddio, le coincidenze in questi casi non esistono, ecco, comunque è una cosa personale che tengo per me, però ogni volta che vado è come se mi lanciassero un messaggio mirato a ciò che mi succede. Pazzesco. Comunque, vado a casa, che mi aspettano tutti, e ceniamo e niente. E poi domani si riparte con una nuova settimana, una nuovissima settimana, che cercherò di condividere di più con voi, perché da domani voglio ripartire bene, e perché mi mancate troppo, mi mancate tantissimo, mi manca proprio la vostra compagnia, non è una forzatura, semplicemente è un periodo veramente pieno di cose, pieno, ma pieno zeppo proprio, e quindi è andata così questa settimana. Però cerchiamo di, da domani cerco di assolutamente di recuperare. E basta, ci vediamo dopo, ci vediamo poi a casa. Ragazze, io sono qua che stavo editando al computer il vlog che appunto state vedendo. E poi vado a nanna, ragazzi, ho quasi finito, mi mancava proprio solo i saluti, mi mancavano i saluti, e quindi vi mando un bacione grande, grandissimo, e grazie anche per sopportare queste mie piccole pause, questi miei impegni, grazie per capire, insomma, grazie per capirmi, e basta, ci vediamo domani. Un nuovo vlog, promesso. Domani vlog, promesso. Ciao.